Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Grazie ai nuovi iscritti, cresciamo sempre di più e questo mi fa molto piacere. Allora, come di consueto, video sui prodotti terminati del mese di giugno. Sì, siamo a giugno, di giugno. Allora, parto sempre con le cose random, sempre nella mia solita borsa. Devo dire che questo mese ho terminato parecchie cose. Allora, ho terminato il sapone intimo di Neutromed, dermodifese, tolerabilità, azioni anti-irritazioni, questo senza alcol, parabeni, saponi, coloranti e nickel free. Ottimo, lo compro, ricompro, lo vedete spesso, d'acqua e sapone, supermercato, di gotà, anche in offerta 1,099 euro. Ottimo. Allora, per non continuare ad abbassarmi, ecco, tengo qua la borsa. Quindi, se vedete, è perché tiro fuori le cose dalla borsa. Poi, sempre della Neutromed, ho finito questo deodorante. 5 dermodifese, 5 azioni dermodifese, fresh azione non stop, 48 ore, 48 ore non lo so, se dura 48 ore, dermatologicamente testato, 0% alcol, nuovo spray, delicato e preciso, c'è scritto, sono 150 ml, profumazione fresca, non è tra i miei preferiti, non è male come odorante perché comunque vi tiene fresche tutta la giornata, però preferisco altri odoranti. Questo l'avevo acquistato da Acqua e Sapone, se mi vedete guardare di lato perché mi sono scritti i prezzi come sempre, a 1 euro d'Acqua e Sapone appunto, però non è uno dei miei preferiti questo. Poi, vabbè, ho terminato 2 confezioni di dischetti, sempre di acqua e sapone, così, quelli piccoli, quelli rotondi e quelli ovali, diciamo. Buoni come dischetti, non si sfaldano, non lasciano pelucchi. Quelli grandi li ho acquistati appunto da acqua sapone a 1,25 euro e quelli piccoli a 1 euro. Era in offerta, se dovessi trovarli ancora in offerta li riacquisto sicuramente. Adesso sto utilizzando quelli di Primark che mi trovo anche bene, costano anche meno. Quelli grandi sono 50 dischetti, 50 maxi dischetti, quelli più piccoli 80 dischetti leva trucco, mi ci trovo bene appunto, li compro e li ricompro anche questi, li trovo in offerta li compro, questi. Poi ho terminato, vabbè, un sapone liquido antibatterico ad azione purificante e igienizzante della B Body Care, la marca B Body Care. Come vedete, totalmente finito. Erano 500 ml di prodotto acquistato da MD. Ottimo, non seccava le mani, puliva a fondo. Mi è piaciuto un casino questo sapone liquido. Potrei anche riacquistarlo. Poi con l'antibatterico, ottimo. Non mi ricordo il prezzo, però penso sui 2 euro. Non mi ricordo sinceramente perché l'aveva acquistato sinceramente mia mamma e quindi non so dirvi il prezzo. Poi, sempre random. Ho terminato la solita confezione di assorbenti della marca Lines Seta Ultra. Questi qua sono quelli notte e questi li avevo acquistati da Acqua e Sapone a 1,99 euro, ce ne sono dentro 10, mi ci trovo bene perché non mi irritano, non bruciano, non sono in cotone, quindi ottimi. Quelli li vedete spesso, quasi tutti i mesi. Poi ho terminato. Allora, ah sì, passiamo alle salviettine. Allora, ho terminato una confezione di salviettine struccanti di Benacos. Queste sono del marchio Benacos Natural Care.
Happy Clarising Whips all'aloe vera, orange e mango, ottime, profumo bello fresco, sì, di arancia, si sentiva proprio di agrumi, ottime, le avevo acquistate, queste le avevo acquistate. Trovate sul giardino di Arianna, sul sito di giardino di Arianna a 2,25 euro. Costano un po' di più delle altre, però vengono schifezze. Sono 100% biologiche. Vediamo se ci dice. Allora, sono senza alcol. Per tutti i tipi di pelle, non altera il pH naturale della pelle. E basta. C'erano all'interno, sono vegano, ok. Erano pulizia con estratto. Non c'è scritto quante. All'interno quante salviettine aveva? No. Benagols, questo è l'inci. 25 salviettine, ecco, l'ho trovato. Comunque sono queste. Dovessi trovarle ancora in offerta o comunque mi servono le salviettine, sto facendo un ordine sul giardino d'Arianna, potrei riacquistarle o dove vendono questo marca, perché struccano bene, non irritano la pelle, non bruciano gli occhi, ottime. Ovviamente io le uso come pre-struccaggio, mettiamola così. E poi passo l'acqua micellare, faccio i vari step, però sono buone. Poi ho terminato questa confezione di salviettine intime invece della Fresh and Clean alla calendula, extra delicato, 20 salviettine, vabbè, pH 5, questo niente di biologico, anche queste sono senza alcol. Allora, hanno una profumazione delicata, non bruciavano le parti intime, niente. L'unica cosa che, allora, beh, a parte il pack che è scomodo perché sì, è un po' più resistente degli altri, un po' più duro degli altri, però si è tranquillamente staccato, quindi si seccano anche facilmente. E in più si rompevano come salviettine, quindi non mi sono piaciute. Mi sembra già acquistate un po' di tempo fa, però queste appunto si rompevano come salviettine, quindi no, non mi sono piaciute. Queste le avevo acquistate da Tigotà a 0,99 centesimi. Quindi queste, boh, fatemi sapere voi se magari anche voi, se le avete usate, anche voi le avete trovate rotte, il tessuto proprio rotto. Quindi no, bocciato. Poi ho terminato anche queste della Dr. Organic all'aloe vera. Queste sono quelle mani, due in uno, refreshing e shooting, appunto, body action, skin care. La Dottor Gani, 20 salviettine, queste sono biologiche, 100% biologiche, rinfrescanti lenitive per una delicata pulizia della pelle. Non contengono parabeni, non contengono SLS, non contengono coloranti sintetici, non contengono DEA, non contengono petrolati, non contengono BHT, non contengono oli minerali, siliconi e basta. Mi sono trovata bene, queste non so dirvi il prezzo perché mi sono state regalate da una mia amica, buone, un tessuto bello imbevuto, non seccavano le mani, profumazione non buonissima, però delle salviettine, ecco, sono delle salviettine comunque. Poi ho terminato.
il mio Colgate, quello piccolino, Colgate Original, fatto così, quello che tengo al lavoro, che utilizzo al lavoro, ottimo, buon dentifricio, bello fresco, questo potrei riacquistarlo. Poi, allora, passiamo alle cose succulenti, quelle che non vi faccio vedere spesso. Prima di passare alle cose succulenti, vabbè, ho terminato una confezione di bastoncini cotonati di Cotton Fioc della Near Your Body, 100% biodegradabili, erano 300, mi piacciono tanto le confezioni così. Non mi ricordo, da Eurospin, queste le avevo acquistate, mi sono trovata bene con questi Cotton Fioc e niente. Io li utilizzo quando sbavo e anche un po' per pulirmi le orecchie, un po' per tutto i Cotton Fioc li utilizzo. Allora, appunto, passiamo alle cose succulenti, quelle che non vi faccio vedere sempre. Allora, partiamo dal tonico che vi avevo già fatto vedere, anche questo. Questo è della marca Cera di Cupra, tonico delicato senza alcol per pelli giovani, c'è scritto azione rivitalizzante, estratto di calendula. Io l'avevo acquistato a 2 euro in offerta al supermercato, al Bennett che c'è qua di fianco. Sono 200 ml di prodotto, è ottimo, a me è piaciuto tantissimo questo tonico. Infatti, se dovessi trovarlo ancora in offerta, ma magari anche in offerta, non mi ricordo a prezzo pieno quanto venisse, però è buonissimo, cioè io mi sono trovata bene. Rinfrescava la pelle, ha proprio una profumazione delicata, la pelle bella elastica, si asciugava subito, è all'acqua di polpelmo e acqua di limone. Infatti è tonico delicato, privo di alcol, è ideale per completare le operazioni di pulizia quotidiana della pelle. La sua formula contiene estratto di calendula, protettivo e disarrossante, acqua di polpelmo e acqua di limone dalle proprietà dermopurificanti. La pelle del viso risulta così rivitalizzata, rinfrescata e dall'aspetto sempre giovane. E niente, questo proilene che però io mi sono trovata bene con questo tonico, quindi potrei anche riacquistarlo. Poi ho terminato questo struccante sotto la doccia, viso e occhi di Nivea, per pelli normali, efficace nel rimuovere make up e mascara mentre fai la doccia, con vitamina E, 150 ml. Questo l'avevo acquistato da Acquestapone in offerta a 2 euro, sì, a 2 euro, ve ne avevo già parlato. Io mi ci sono trovata bene, struccava, non proprio tutto, però struccava, lasciava la pelle bella morbida, idratata. Quindi se lo trovo in offerta, questo lo riacquisto sicuramente, perché, scusate, mi è proprio piaciuto, ha una profumazione delicata, dolciastra, mi è piaciuto questo struccante sotto la doccia. Poi ti struccavi, poi dopo potevi passare quello che volevi, però è ottimo come struccante sotto la doccia, anche quando non hai tempo, è bello veloce e rapido. Poi ho terminato il balsamo della marca Garnier Ultra Dolce all'acqua di cocco e aloe vera. Questo è senza parabeni e senza siliconi, idrata e idristica senza appesantire, vero. Allora, la profumazione di cocco non si sente molto, no, non si sente molto, però è vero che non appesantisce i capelli. Io l'avevo visto, cioè ne avevo sentito parlare da una ragazza che seguo su YouTube,
Nicole Rossi, o Nicole, non mi ricordo più, o Nicole o Nicole Rossi, e ne parlava, non era proprio soddisfattissima lei. Però io, avendo i capelli grassi e che si appesantiscono, devo dire che questo balsamo usato proprio poco, 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 io ho anche la fortuna di avere i capelli corti, però mi districava i capelli, mi lasciava di un morbido e non li andava a appesantire. Ne ho un'altra confezione di là, adesso sto usando quello di Pantene, anche quello mi ci sto trovando bene. Sono 200 ml di prodotto, questo l'avevo acquistato da quel sapone a 1,50 euro. Anche non, adesso valuto se è meglio questo di Garnier o quello di Pantene. Ovviamente non sono prodotti biologici, però senza che già non hai parabeni e siliconi, mi sta bene. Ecco, ed è questo. Questo l'ho anche riacquistato, quindi buono come balsamo, mi sono trovata veramente bene. Poi ho terminato questo bagno doccia, bagno schiuma di Kogan, sì, senza parabeni, senza coloranti, nickel test alla mela verde, bagno schiuma profumato alla mela verde. Non mi è piaciuto perché la profumazione di mela verde sul corpo zero, idratava abbastanza, sono 250 ml di prodotto, non finiva più, devo dirvi la verità, aveva una consistenza abbastanza densa, non è liquido come bagno schiuma, però appunto la profumazione sul corpo non rimaneva, ha un profumo proprio delicatissimo. Se non vi piacciono i bagno schiuma, quelli che si sente tanto profumo, quelli appunto, come si dice, che sentite il profumo, allora fa per voi. Se no, no, se volete un bagno schiuma, un bagno doccia, che comunque sentite sul corpo, vi lascia un buon profumo sul corpo. Ecco, questo no, non fa al caso vostro. Non mi è piaciuto, non lo ricomprerei questo. Questo è costato 5,90, 5,90 euro, non mi ricordo perché l'avevo acquistato da un'amica che appunto vende i prodotti Kogan per provarlo, però no, non mi è piaciuto. Lo boccio, diciamo che lo boccio, no. Poi ho terminato invece la crema per il viso di Avon, la Hydro Advance con SPF 5, 15, scusate, crema idratante per pelle normali mista. Mi ci sono trovata bene, questa potrei acquistarla perché mi era stata regalata. Questo è il pack in vetro, il tappo è in plastica e il pack in vetro. Come vedete è totalmente finita, è piaciuta, appunto questa potrei anche acquistarla perché idratava bene la pelle, non ve la faceva lucidare, si asciugava in fretta, sono 50, i canonici 50 ml per un 12 mesi di PAO, quindi potrei anche acquistarla questa. Mi è piaciuta come crema per il viso. Comunque scusate, con i prodotti di Ava mi trovo abbastanza bene. Poi passiamo alle maschere terminate. E ho terminato tre maschere, tutte e tre piaciute. Vabbè, una è una riconferma. Ho terminato, ah no, un peel off e due maschere, scusate. Il peel off di Montaigne 7-Eleven, questo qua, il Black Seed Weed, il peel off all'argilla nera. La nostra maschera nera peel off è una miscela di alghe, liver, tipica del Mar del Galles, e di bacche di olivello spinoso. Pressate, una maschera
detossinante marina. Sì, detossinante marina per pulire in profondità ed esfoliare la pelle. Andava tenuta in posa dai 20 ai 25 minuti. È un peel off fantastico. Io lo voglio riacquistare. Questo l'avevo acquistato da OVS a 1,99 euro, se non sbaglio. Leggiamo. Sì, 1,99 euro. Ottimo, lo voglio riacquistare. Allora, sentite proprio la purificazione della pelle quando andate a applicarlo. È nero, come fa vedere proprio qua, nero, nero, nero. Si toglie facilmente. Sono 10 ml. Io ci ho fatto 4 applicazioni, sì, all'incirca 4-5 applicazioni. È davvero ottimo. Vi idrata la pelle, ve la purifica, vi fa seccare i brufoletti, ve la appunto purifica, mattifica, è davvero ottimo, promossissimo. Poi la conferma è la Hydra Bomb di Garnier. Skin Active in tessuto, questa è una maschera in tessuto, maschera super idratante, opacizzante per pelli miste o grasse. Questa l'avevo acquistata a 1,99 euro al supermercato, se no potete trovarla d'acqua, sapone, Tigotà, un po' ovunque. È una super riconferma e conferma. Cioè, io quando ho qualche problema, che ho un po' troppe imperfezioni, un po' troppo brufoletti, deve arrivarmi il ciclo e così, questa la butto dentro, ne faccio una, anzi, l'ho tenuta su anche un 45 minuti io, e devo dire che non, cioè, è stra imbevuta, è davvero ottima questa. Vi purifica la pelle, ve la opacizza. Per chi ha la pelle mista o grassa, io la straconsiglio quella maschera. E poi ne ho finita un'altra. Questa è della Action Paris. La potete trovare, questa marca la potete trovare sempre al OVS. Io l'ho trovata, l'ho acquistata. Questa costa 2,49 euro, sono 15 grammi. Questa è una maschera viso purificante e disintossicante al pompelmo rosa e limone con oli essenziali, appunto maschera viso purificante e disintossicante. Buona, piaciuta anche questa, potrei riacquistarla. Bastava tenerla sul viso 10-15 minuti, andavate, si seccava questa, è una maschera che si seccava, e poi la risciacquavate con acqua tiepida, però mi è piaciuta davvero tanto come maschera. Potrei anche riacquistarla perché comunque purificava, quell'effetto astringente, mi stringeva anche leggermente i pori. Mi è piaciuta anche quella, potrei riacquistarla a 2,49 euro. Costa un po' rispetto magari a quelle di Montaigne Jeunesse, però vabbè, ogni tanto si può anche riacquistare, cioè acquistare. Allora, passiamo al make-up terminato, che ho due tre cose da farvi vedere e ho terminato. Allora, il fondotinta di Shaka, quello compatto. Era compatto, sotto c'era la sua spugnettina, io l'ho acquistato da OVS. Fondotinta compatto con SPF 25, senza parabeni, resistente all'acqua, 7,5 ml di prodotto. Scusate, non so che cacchio ho mangiato oggi, continuo a digerire, vabbè. Preferisco quelli liquidi, non mi ci sono, cioè, a parte che il packaging fatto così lo trovo alquanto, cioè,
sprecate un po' di prodotto, come vedete, perché non riuscite proprio a prelevarlo tutto. E poi lo trovo sporchevole. No, no, non mi è piaciuto. Non penso proprio di riacquistarlo. L'avevo acquistato a sui 3,49 euro, 3,99 euro in offerta appunto all'OVS. Però no, preferisco quelli liquidi, quelli fluidi, non così compatti. Poi purtroppo ho terminato, diciamo, terminato questa cipria di Primark PS, della marca PS, Mattifying Press Power Product Pressing, nella colorazione Medium Money, acquistata a 2,50 euro. Per 10 grammi di prodotto. Allora, all'inizio non mi piaceva questa cipria perché la trovavo un po' scura per il mio incarnato. Volevo farvi vedere dentro. Se riesco, ok, ad aprirla. Qua c'è lo specchietto e qua c'era la cipria. Ero arrivata a fargli un bel buco. Era bella scavata. Appunto, stavo imparando ad utilizzarla, poi mi è caduta e diciamo che l'ho terminata così. Però questa, se dovessi ritornare da Primark e ritrovarla, la voglio riacquistare perché, soprattutto in questo periodo estivo, che magari non andate a mettere strati e strati di fondotinta, questa la mettevate, solo questa, copriva tutto. Un po' di correttore e via, mattificava, non vi faceva lucidare, non vi faceva spostare il correttore nelle pieghette, uniformava il viso, quindi mi è piaciuta tanto, però purtroppo si è rotta e quindi l'ho dovuta cestinare, anzi, dovevo mettervela anche nel progetto, ve la faccio vedere anche da vicino. Nel progetto smaltimento, make up, poi mi sono dimenticata, vabbè, è andata a finire per terra. Metà per terra, metà utilizzata, diciamo, quella lì. E poi ho finito una BB cream di Maybelline New York, questa qua. Light medium, nella colorazione light medium, BB cream 8 in 1 con SPF 30 ml di prodotto. Io l'avevo, come vedete, è totalmente finita. L'avevo acquistata da Quesapone con uno struccante di fianco in offerta sui 4 euro, 4-5 euro. Non mi è dispiaciuta come BB cream, leggera, però copriva. Non potrei anche riacquistarla questa. Né sì né no. Passiamo ai campioncini. Sì, passiamo ai campioncini terminati, se no viene un video lunghissimo, però ve l'avevo accennato che avevo finito tanti prodotti. Allora, ho finito un campioncino di Gucci. Non riuscirete a vedere un cavolo. Questo è Flora. Non me lo ricordo più. Buono, piaciuto, non penso di riacquistarlo perché i profumi di Gucci costano parecchio, però mi è piaciuto, rimaneva sul corpo. Poi un altro campioncino di profumo ed è questo, Evening Rose, questo me l'aveva andato da Estée Lauder, questo è il campioncino, buono. Fiorato come profumo, dolce ma fiorato, buono, mi è piaciuto, non penso di acquistarlo, però mi è piaciuto come campioncino. Poi ho terminato il campioncino di bagno doccia rilassante alla vaniglia di Mother Natura, biologico, sì, questo è eco bio organic, piaciuto, rinfrescante. Questo potrei anche acquistarlo. Poi ho finito il mio solito campioncino di contorno occhi della marca Pharma Cosmetica, senza parabeni, nickel test. Questo mi ci trovo bene come contorno occhi.
Poi ho terminato questa crema gel viso al pompelmo e acqua di citriolo purificanti di Bionova, senza parabeni, nickel test, senza silicone e profumo naturale che è vegan ok, che è questa, che l'ho comprata. Ho fatto un ordine sul sito del giardino di Arianna, che vedrete prossimamente, e questa mi è piaciuta talmente tanto che ho deciso di acquistare sia la crema per il viso che il gel, non so come, non mi ricordo, anti imperfezioni. Comunque ve lo farò vedere nell'haul. E poi ho finito questa crema anticellulite della Bison Lye Cell Plus con alghe azzurre della Bretagna, alta definizione, credence nell'ente pancia e franchi con alga corallina, ad azione crono programmata. E questa crema appunto anticellulite mi è piaciuta, potrei anche valutare di acquistarla, vedremo però. E niente, questi qua sono stati tutti i miei prodotti terminati del mese di giugno, ce l'abbiamo fatta, ma avevo accennato che erano tanti, tanti, tanti questo mese. Vi ricordo, se vi è piaciuto questo video, di lasciare un pollicino in su, mi raccomando. Se non siete ancora iscritti al mio canale, di cliccare sul pulsante iscriviti e attivare di fianco la campanella, così vi arriva la notifica quando esce un mio nuovo video. Se volete seguitemi anche su Instagram, vi lascio il link diretto giù nell'info box. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!